La CGIL scende in piazza, sembra contro questo governo, è una svolta perché è la prima volta che questa organizzazione contesta un governo a guida PD. Beh, diciamo che è stata messa con le spalle al muro da Matteo Renzi, cioè da un corso politico reazionario, nuovo, legato a una personalità di grandi ambizioni, che è l'ambizione di costruire una specie di regime bonapartista attorno a sé, al proprio blocco di consenso, e che gioca una politica frontalmente antisindacale, non solo antioperaia. Forse come non si conosceva da anni o decenni, a questo punto tutte le migliori disponibilità dell'apparato CGIL percorrere la via del dialogo, addirittura della concertazione, sono state frustrate, messe con le spalle al muro, e la CGIL è stata costretta a promuovere una mobilitazione molto positiva, molto riuscita. Siamo, credo tutti, con largo senso comune del popolo della sinistra, al fianco di questa manifestazione. Il problema è la prospettiva, cioè se questa manifestazione rimane un evento propagandistico che serve a rimuovere con un surrogato d'immagine una lotta e una mobilitazione reale, o diventa la base di partenza di una mobilitazione reale che, se tale, deve confrontarsi con un livello di scontro qualitativamente nuovo. Non può essere. Previsioni? Penso che ci sia, nelle condizioni date, lo spazio perché la CGIL convochi lo sciopero. Vedremo se sarà la convocazione di uno sciopero rituale una tantum o se sarà uno sciopero generale vero. Sciopero generale vero c'è se si congiunge a una mobilitazione di massa, cioè se si fa i conti anche con suggestioni che finalmente sono maturate dopo tanto tempo, almeno nel frasario dei gruppi dirigenti della sinistra sindacale, chiamiamola così, come l'occupazione delle aziende che licenziano, il loro coordinamento e quant'altro. Vedremo. Naturalmente c'è un elemento di scetticismo perché le attuali direzioni politiche e sindacali della sinistra non ci hanno incoraggiato al meglio. In ogni caso si tratterà di continuare una battaglia politica nella CGIL e in altri sindacati perché si arrivi a una svolta unitaria e radicale del movimento operaio italiano.